Benvenuti in Espero Channel. Nei prossimi minuti di video tutorial vedremo come realizzare per il nostro sito web una galleria di presentazione a schermo intero, ovvero una galleria di immagini che scorrono nel nostro sito. E lo faremo facendo ricorso ad un widget, ovvero un oggetto precostituito ma configurabile che Adobe Muse ci mette a disposizione. Vediamo come. All'interno della mia home page o di qualunque altra pagina del mio sito, nella modalità progettazione, scegliamo Libreria di widget qui a destra. E alla voce Presentazioni scegliamo poi Schermo intero. Con un semplice drag and drop del widget sulla nostra pagina dovrebbero aprirsi anche le relative opzioni del widget. Scegliamo quindi la cartellina, l'icona che vedete a fianco a Aggiungi immagini, per aggiungere le nostre immagini a questa galleria di presentazione. E scegliamo Apri. Ora Adobe Muse caricherà le nostre immagini e potremo anche iniziare a vedere quello che abbiamo creato andando in anteprima. Ora le nostre immagini sono state caricate, occupano l'intera area del browser di navigazione e scorrono con una transizione orizzontale. Sono inoltre presenti questi controller e quindi se volessimo potremmo eliminarli o addirittura cambiare anche la transizione tra una foto e l'altra. Chiudiamo quindi l'anteprima e torniamo alle opzioni del widget cliccando l'icona che vedete qui in alto a destra, ovvero freccina bianca su sfondo celeste. Quando si aprono le opzioni di presentazione, andate nella parte bassa e levate la spunta precedente, successivo e contatore. In questo modo avrete eliminato le parti che non volete visualizzare della vostra galleria di presentazione. Se volete cambiare la transizione, andate inoltre al menu e scegliete non orizzontale, ma dissolvenza per creare un effetto più elegante. Questo è uno dei trucchi che potete imparare seguendo un corso Espero.